Francesco Nocera, allenatore della Maceratese, pochi giorni di preparazione, qual è la situazione della squadra? Siamo in piena preparazione, da lunedì che abbiamo cominciato, sempre meglio, però ci vuole tempo per metterli, diciamo, in carreggiata dopo 6 mesi di inattività. Prime sensazioni? Buone, buone, il gruppo sta rispondendo molto bene, i ragazzi seri hanno voglia di lavorare e di mettersi in mostra in una piazza molto importante. Ecco, una grande presenza di giocatori argentini, quindi già una caratterizzazione della futura squadra. Ma su 25 ce ne sono 6, non sono tantissimi, però sono ragazzi che ormai stanno in Italia da 3-4 anni, si sono italianizzati e poi sono giocatori che io ho già avuto in altre squadre e mi danno una certa garanzia per quello che voglio io in campo. Di solito per loro caratteristica danno anche una certa forza alla squadra, un buon carattere. Sì, sicuramente non peccano in personalità, ma hanno anche buone qualità sia fisiche che tecniche che possono servire alla squadra, ma non sottovaluterei anche i giocatori italiani che abbiamo come Bigoni, Massei, Dell'Aquila, Andre Nucci, e i portieri Giustozzi e Farroni, abbiamo Massimi, abbiamo tanti giocatori italiani che sono bravi quanto loro, quindi dobbiamo creare un insieme, un'unità di intenti per far sì che Macerata torni nel calcio che gli competa. E anche giovani? Sì, anche giovani, una squadra molto giovane, a parte un paio di elementi che danno quella esperienza che a volte serve per i più giovani, perché danno l'esempio in campo, non a chiacchiere, ma facendo vedere sul campo la serietà nel lavoro. Nocera ha ovviamente una sua idea tattica per la squadra. Sì, sicuramente è una mia idea che cercherò di trasmettere ai ragazzi, però dipende molto dalle caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione per far sì che tu la tua idea la puoi trasmettere in campo. L'anno scorso quando sono arrivato mi sono adeguato io ai giocatori, quest'anno ho preso dei giocatori con caratteristiche un pochettino simili al mio modo di vedere calcio. Per una società, per una squadra come la Maceratese l'imperativo è vincere. La Maceratese in tutti i campionati dilettantistici l'imperativo è sempre vincere, però come ho detto in precedenza bisogna creare i presupposti per vincere, perché non basta che ti chiami Maceratese per vincere, non è mai facile vincere un campionato e devi creare i presupposti per far sì che tu hai più possibilità degli altri per vincere i campionati. Campionato con ancora tra l'altro i gironi indefiniti, però qual è la prospettiva? Ma io mi auguro che qualcosa cambi, in primis i protocolli, perché così non si può andare avanti, e successivamente se risolvono il problema del protocollo a questo punto possiamo tornare a 18 squadre, perché un campionato a 12 a me mi sembra abbastanza ridicolo, è più un torneo che un campionato, 12 partite sono poche, la società ha investito per un campionato a 18, e una cosa è dividere un'eccellenza dove tu il livello tecnico si alza, allora la società magari può anche sopportare una spesa eccessiva fatta per andare a fare l'eccellenza, ma trovarsi in promozione con incassi minimi e con una rosa che è stata costruita per fare un campionato a 18 non è il massimo. Ecco, i probabili competitori? Ma ce ne sono tantissimi, hanno fatto tante squadre, si sono attrezzate per vincere il campionato, quindi sarà molto dura. Alberto Crocioni, presidente della Maceratese, riparte l'avventura e sempre con lo scopo di vincere il campionato. Sempre, è d'obbligo a Macerata, purtroppo a Macerata bisogna vincere e basta, speriamo che sia la volta buona, speriamo, anche se ci sono tutti questi problemi che comunque speriamo di risolverli. Questi primi giorni di allenamento ti stanno soddisfacendo? Stai vedendo una squadra che sta nascendo bene? Mi sta soddisfacendo, solo che purtroppo non c'è un rapporto diretto per il discorso del Covid, bisogna stare, però comunque hanno cominciato molto bene, ho visto, anche da lontano. Ecco, la squadra ha misto un po' di giovani e esperienza argentina. Sì. 6 argentini su 23-24, quindi non è esperienza argentina, un po' ci vuole, no? Il mister ha fatto le sue scelte, bisogna condividerle, speriamo che ci porti il risultato. Ecco, questo puntare su giovani di qualità è proprio una tua filosofia? Secondo me abbiamo fatto un bel mix, abbastanza giovani, anche gli under sono veramente secondo me all'altezza.
poi ci sono argentini che il mister ha portati quando c'era, ha voluto il gruppo che aveva a Civitanova, anche in Ancona, quindi abbiamo dato fiducia a questa sua scelta. Hai qualche colpo in canna per da qui all'inizio del campionato? Ci può stare, però adesso partiamo così. Manuel Dell'Aquila, ex Tolentino, ex Osimana, ha provato la Maceratese e guiderai l'attacco della società biancorossa. Sì, questo dopo spetta al mister, insomma, chi far giocare. Sono uno degli attaccanti della Maceratese, sono contento e tutto qui, insomma. Giocatore d'esperienza, ti trovi in questa squadra tra giovanissimi ed esperti, che però deve puntare a vincere per forza il campionato. Assolutamente sì, noi siamo qui per questo e cercheremo di fare del tutto per stare sui primi posti di questo campionato, che ancora purtroppo non sappiamo come sarà, insomma. Sei contento di essere approdato a Macerata? Assolutamente sì, era tanti anni che sarei voluto venire a Macerata, poi dopo per tante volte c'è stata la chiamata, tante volte no, non c'era mai stata la possibilità, quest'anno l'ho colta subito. La preparazione è iniziata da pochi giorni, ma che clima stai toccando? Ah, si respira un bel clima, dai. Mi piace, sono contento, i compagni sono tutti sul pezzo, è importante questo. I primi commenti sono che si vede una squadra di qualità. Assolutamente sì, composta da grandi giocatori, guardiamo lo stesso Miramontes, che comunque è passato da professionista, poi ecco c'è Mercurio, Vecchiariello, Ruibal, comunque tutti giocatori importanti. Ecco, con la tua esperienza, anche avendo girato varie squadre, quali saranno i competitori della Maceratese una volta che avranno definito i gironi? Ma se il campionato, come dicono, è da 12, il girone nostro è, diciamo, un girone d'eccellenza, che ci hanno messo dentro anche l'Osimana, che ha fatto una buona squadra, c'è il Loreto, c'è lo stesso Chiesanova di Carlo, un ex qui a Macerata, quindi sono queste, diciamo, le squadre più importanti, e il nostro è un campionato, se fosse questo girone, è bello tosto. Ancora non si è sbilanciato sulla tattica che adotterà, ma noti che sarà una squadra d'attacco, per vincere bisogna attaccare. Questo dopo lo deve decidere il mister, insomma, con che modulo giocare e come giocare, però comunque è una squadra, sì, è una squadra che vuole fare risultato in tutte le partite, assolutamente. Una buona comunità, diciamo, sei giocatori argentini dove metteranno il loro carattere forte, si sentiranno. Ormai sono italiani, perché sono tanti anni che stanno qua, già hanno fatto diversi campionati, quindi ormai si sono stabiliti, sono italiani. Sì, comunque hanno un carattere abbastanza forte, è un bel impatto, insomma, per la squadra. E dell'Aquila cosa si aspetta per se stesso? Beh, io ho i miei obiettivi, non li dico, me li tengo per me, e aspetto di fare un grandissimo campionato, ho tanta voglia, tanta grinta, tanta voglia di mettermi in gioco e anche di levarmi qualche sassolino dalle scarpe. Matteo Seccaccini, presidente dell'Atletico Macerata, farà il campionato di seconda categoria, parte la stagione insieme alla Maceratese, si inaugura tutti insieme, anche un segnale alla città di essere uniti anche nel calcio. Sì, no, l'obiettivo di questa presentazione comune è semplicemente il fatto di far stare insieme i nostri tifosi. Noi siamo una realtà più piccola, nata da pochi anni nel panorama calcistico maceratese. Abbiamo buoni rapporti con tutte le società di Macerata, tutte, alla quale faccio anche un grande in bocca al lupo per la stagione. C'è nata quest'idea tra una birra e un caffè con Alberto, il presidente della Maceratese, e abbiamo deciso, dai, uniamo le forze, facciamo una bella festa di presentazione per dare alla città un po' di entusiasmo, di ritornare, speriamo di poter tornare a giocare a calcio, e quindi facciamo unire i nostri tifosi, divertiamoci insieme una serata, beviamoci su una birra insieme e poi siamo pronti per partire. Quindi veniamo all'Atletico Macerata, ecco, come state preparando al campionato? Allora, noi veniamo da una stagione dove abbiamo un po' sofferto, abbiamo ottenuto una salvezza, eravamo salvi, poi lo stop per il Covid ha concluso i campionati e ci siamo salvati, era il nostro obiettivo e siamo contenti di ciò. Abbiamo rinforzato la rosa, abbiamo salutato alcuni giocatori che hanno deciso di appendere gli scarpini a chiodo e li abbiamo cambiati con ragazzi più giovani e alcuni giocatori presi dalla Maceratese, dove c'è una collaborazione, ci danno dei giocatori, e quindi per rinforzare la rosa siamo tutti giocatori di Macerata tranne il capitano, che è di Montecassiano, per il resto siamo tutti maceratesi.
mesi, e quindi il nostro obiettivo è anche quest'anno salvarci, per poi piano piano, anno dopo anno, puntare sempre più in alto con umiltà, come ho detto l'anno scorso. Noi ci vogliamo ritagliare il nostro piccolo spazio nel calcio maceratese.